Non voglio pensare male, non voglio assolutamente pensare male. Dico solo una cosa alla società: se non dovessi concretizzarsi l'affare Zirze, facciamo una figuraccia a livello mondiale. E poi ci subiamo gli sfottimenti per un bel po'. E non sono pronto a tollerare una cosa del genere. Ma ne parliamo dopo. Prima, come sempre, iscrizione al canale e vi ringrazio per tutti i pollici in su che mi lascerete, mi raccomando. Vi aggiorno solo sul fatto di ieri. Marietto della tribù si è scusato. Poi di tutto quello che ha detto, mi hai fatto 30 minuti di video. Poco mi importa. A me interessavano le scuse su quel fatto che abbiamo parlato. Poi il resto che hai raccontato poco mi interessa, l'ha detto pacatamente e quindi finisce lì la storia. Detto questo, ieri è successo di tutto. Partiamo dal rinnovo dall'altra parte del naviglio di Barella, un Barella che rinnova fino al 2029, un grande segnale da parte dell'Inter, un segnale importante per una società a detta di qualcuno che doveva fallire o comunque non iscriversi al campionato. Io vi avevo detto sempre che erano fandonie e così è stato. Un rinnovo importante perché il loro fondo, trattasi di fondo come il nostro, dà un segnale importante, rinnova ai loro top giocatori. L'importanza di fare i rinnovi ai top giocatori, perché avere i top giocatori all'interno di una rosa contenti, soddisfatti, che credono al progetto è sinonimo di vittorie future. Dall'altra parte, intanto, Magic Mike e Theo Hernandez possono inginocchiarsi sui ceci per avere un aumento, perché guai a sforare un monte ingaggio che per il momento non è la top squadra che vuole puntare a vincere. Guai, guai. Sembra che non ci sia rispetto per i nostri top, che ovviamente poi non credono, perché poi non credono al progetto della società e cercano, si guardano in giro per andare in nuovi lidi. Speriamo che comunque prima possibile la società dia un segnale importante a noi tifosi e faccia rinnovi almeno, che faccia almeno il rinnovo di Theo Hernandez, che farebbe felice tutti i tifosi, e poi il calciomercato, perché è troppo importante. Non sottovalutiamo il fatto di partire con la prossima stagione con i nostri giocatori più rappresentativi col rinnovo fatto, perché il giocatore contento, soddisfatto, fa la differenza. Raga, sono preoccupato, però devo dire una cosa su Zlatan Ibrahimovic. Un Zlatan Ibrahimovic che giovedì ci mette la faccia, 11:40, 45, dovrebbe parlare, esporre a tutti noi il progetto del Milan. E allora ti dico una cosa, Zlatan, non prenderci in giro, non raccontarci cose che poi nell'arco dell'anno non si verificano, ma soprattutto, visto che sarai tu a metterci la faccia, non venire a raccontarci che il progetto del Milan è un progetto per arrivare nelle prime quattro posizioni. Perché se no ti insulto, perché se sei venuto al Milan per arrivare nelle prime quattro posizioni e tu in campo sei sempre stato un vincente, ti riempio di insulti, perché vuol dire che ti sei messo a picora per Gerry Cardinali, che ogni tanto ti dà una frustatina. E questo da te non mi sta bene, non me l'aspetto e tu sei venuto al Milan per fare ben altro. E io ti ho sempre difeso nonostante in tanti ti hanno già mollato. E voglio continuare a difenderti. E voglio vedere se sarai tu a annunciare, perché questa società di paraculi mandano Ibrahimovic, l'idolo per tanti anni dei tifosi, ad annunciare una cosa che
che a noi tifosi stiamo facendo una fatica bestiale a digerire, cioè l'arrivo di Fonseca. Se sarai tu a annunciare Fonseca, non prenderci in giro. Non dirci che abbiamo preso un top allenatore, perché tu i top allenatori li hai avuti e sai chi sono i top allenatori e sai cos'è un top allenatore. Quindi annuncia mestamente Fonseca e basta. Poi noi tifosi appoggeremo Fonseca, visto che sarà lui l'allenatore, perché continuare a dirgli Fonseca out poi sarà un problema per la stagione, ma aver preso Fonseca è già un problema, perché se dovesse steccare una o due partite all'inizio sarà già subito guerriglia contro la società e ne andrà del campionato. Io, se lo prendono, devo avere fiducia in lui, ma sarebbe un segnale, ed è un segnale perché lo sappiamo tutti che è Fonseca, che questa società al momento non ha come obiettivo la vittoria. E quindi a me non interessa, contesterò la società anche se oggi lo so già. Attenzione Ibra, non prenderci in giro, perché da essere l'idolo di tutti noi come calciatore è un attimo che poi la maggior parte dei tifosi ti riempie di insulti, ti prende a sputi in faccia. Raga, il capitolo Zizè a me preoccupa. Voi mi direte, sei pessimista, Benzinero? No, non sono pessimista. Io mi auguro vivamente del grande regalo, perché mi sono fatto la bocca buona io con Zizè. Se non dovesse arrivare, poi fanno bene a prenderci in giro gobbi e interisti, perché ci facciamo una figura bestiale. E non devono utilizzare la scusa delle commissioni, perché che le commissioni erano di 10-15 milioni, Furlani e Moncada lo sapevano dall'inizio, perché il procuratore di Zizè è stato onesto: voglio questa cifra qua di commissioni. E purtroppo, se vuoi partecipare nel calcio che conta con il top club europei, delle volte bisogna accettare anche questi compromessi. Le commissioni si cerca di abbassarle il più possibile, ma questi sono i compromessi per poter competere a grandi livelli. Finché non ci sarà una cavolo di regola che la FIFA dovrebbe fare, la FIFA, la UEFA, i campionati, tutti i campionati contro i procuratori per eliminare o ridurre al minimo le commissioni, cosa che vedo che nessun club si sta ribellando, allora la cosa sarà sempre quella. E non voglio sentire l'alternativa dell'ucraino del Girona, che ha fatto una stagione buona a 26 anni, una stagione buona in tutta la sua vita. Zirkzee. Ed è ovvio che piomba al Manchester United, perché se tu continui a tergiversare e giocatori obiettivi di queste squadre svaniscono, come è stato per l'Arsenal Sesco, che ha rinnovato con l'Ipsia, dopo vanno sui giocatori che volevi te, se tu non le chiusi e ti uccellano, puoi non raccontarmi la Premier, non me ne frega niente. I giocatori forti erano Sesco e Zirkzee, poi c'è David, ma è già uno scalino sotto, poi c'è sto qua dell'Ucraina che è due scalini sotto ancora. Non fate i furbi con noi, perché già quest'anno di fregature ne abbiamo prese tante. E ai tifosi dico, abbonatevi dopo, abbonatevi, brusca frenata, abbonatevi, mi raccomando. E non fa nulla, allora io sono per dare un segnale, poi posso capire quello che dice, io mi abbono perché voglio stare vicino al Milan e contesto dall'interno. Ci sta, li posso capire. Però poi non lamentatevi, io dico, contestazione dura finché non avremo in mano un Milan vincente. E la situazione a me a oggi preoccupa tantissimo. Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.